Cari amiche e cari amici, ben ritrovati alla seconda edizione del Festival Internazionale Evento Donna sull'Empowerment Femminile, la forza delle donne per una rinascita economica, culturale, sociale ed ecosolidale. Sono in compagnia di Savino Zabba, il mio compagno di viaggio. Grazie. Benvenuto. Grazie, Maria, grazie per Dunque, il secondo anno. In sì, secondo anno, secondo anno, ne sono contenta. E insomma, un binomio perfetto, direi, caro sì, Savino. Perché se si parla di donne è giusto che ci siano anche gli uomini, cioè, insomma, vero. La presenza maschile. Tra l'altro, dunque, oggi un appuntamento dedicato alla poesia. Un appuntamento dedicato alla poesia, appunto, la premiazione del concorso Versi di Donne, che è stato un po' il protagonista di questo festival, perché in questo periodo di circa due mesi sulla nostra pagina ufficiale Festival Internazionale Evento Donna sono state pubblicate ben più di 150 poesie. Questo vuol dire che insomma grande la creatività è viva. Veramente grande partecipazione. Allora, in questo concorso noi avremo una giuria popolare, naturalmente, esatto, perché sarà premiata la poesia o brano cantautoriale che ha ricevuto più like, perciò una giuria popolare, una giuria poi tecnica, perciò ci sarà una giuria popolare e una giuria tecnica. Benissimo, allora, visto che quella popolare è online e quindi è sparsa, la salutiamo, quella tecnica sì, che è qui presente, la presentiamo appunto, sarà quella che decreterà la vincitrice del premio Versi di Donna all'interno del Festival Internazionale Evento Donna. Presidente di giuria, Alessia Giovannini, scrittrice, salve, terapeuta, docente di intelligenza emotiva, anche con percorsi di crescita insieme ai suoi cavalli liberi in libertà, e non a caso il suo ultimo libro appena uscito si intitola proprio Richiami di vento e di criniere. Ben arrivata Alessia. Grazie a voi. Alla grazie. Sua destra Manuel Parrucini, un nostro amico ormai, un volto di, del nostro festival, primo ballerino del Teatro dell'Opera di Roma, direttore artistico del Teatro Lo Spazio, che è stato già nostro ospite appunto nel dibattito, grazie di essere qui. Grazie a voi. E poi Simona Scarpati, poetessa, salve, docente di empowerment, curatrice delle relazioni esterne della casa editrice Ponte Sisto, ben arrivata. Grazie. L'altro giurato è Dario Pisano, un grande scrittore, un grande esperto di Dante, un vero e proprio dantista. Purtroppo non è tra noi perché, insomma, per ovvi motivi, ma ci ha regalato questa clip molto bella su Dante. Guardiamola insieme, è un suo modo per essere presente insieme a noi. Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura, che la dritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era è cosa dura. E sta selva selvaggia e aspra e forte, che nel pensiero innova la paura. Tant'è amara che poche più morte. Ma per trattar del ben chi vi trovai, dirò dell'altre cose chi vo scorte. Insomma, non potevamo iniziare con il sommo poeta che sì, si è anche ispirato a una donna bellissima, Beatrice, tra l'altro in il tema di donne. Il 2021 sarà un anno importante perché corrono i 700 anni dalla scomparsa del grande poeta, appunto. Vero. Allora, alla mia sinistra abbiamo opinionisti a bordo campo e anche concorrenti. Daniela Maurizi, architetta, fumettista e scrittrice.
Tra l'altro l'anno scorso ha vinto il premio evento donna per appunto la sezione Versi di donne, sei stata la prima classificata, è vero Daniela? Sì. Che ricordo hai di quel momento? Beh, è stato il mio primo concorso poetico e devo dire che mi sono sentita a casa. Ti ha portato fortuna, tant'è che hai pubblicato un libro. Esattamente. Che ha pubblicato il libro, sì. E poi abbiamo Sabrina Morelli, vicepresidente della Banca Popolare del Lazio, che ringraziamo. Grazie. Per esserci stata vicino. Grazie in questa iniziativa. L'invito. Grazie. Cinzia Bagaglini. Io quando guardo Cinzia mi emoziono sempre perché ha degli occhi stupendi. Cinzia Bagaglini ha partecipato anche lei in SD poetessa e Carla Montani. Ascolteremo più tardi le loro poesie. Bene, ma prima di cominciare però vi guidiamo in un percorso così poetico. Abbiamo un'attrice che reciterà le poesie in gara, e Daniela Barra. Daniela, benvenuta, ben arrivata. Grazie. Straordinaria attrice. Lucana. Lucana è partenopea, insomma, con il cuore del sud, che reciterà Donne di Paola Tafuro. Daniela Barra. Donne di Paola Tafuro. Donne stuprate, donne ricattate, donne dall'acido bruciate, donne seviziate, donne denigrate. Tu, donna, che al calar del sole mai più esisti, colpa di un amore sbagliato e malato, tu, donna, che lotti ogni giorno contro il tuo becero uomo. La società ti vuole vittima di santità, ma non si prende le sue responsabilità. Donne rotte, rotte dal pianto, dalle grida nefaste. Uomo, abbassa la tua voce e scendi nel cuor di una donna. Amala, comprendila, rispettala. Non un amore malato e violento, ma un amore intriso di sentimento. Grazie. Fate l'applauso se volete, Daniela, anche qui in studio. Insomma, veramente un'interpretazione eccezionale. E adesso passiamo ad un'altra poesia scritta da due uomini per una donna. Nascere non basta, di Costantino Lazzari e Giuseppe Durati. Per una donna nascere non basta. E quante volte, nonna, me l'hai detto, mentre mettevi in tavola la pasta e un altro dei tuoi sogni nel cassetto. Me lo dicevi un po' per prepararmi, perché già fosse chiaro il mio destino. Io ti ascoltavo senza addormentarmi e ti sedevo sempre più vicino, davanti al fuoco o in chiesa per Natale. Vedevo questa nostra somiglianza, ma dentro me soffiava quel maestrale e non riuscivo proprio a farne senza. Per una donna nascere non basta. E mamma, sospirando, mi dicevi, ricordarmi, senza farlo apposta, che tutte noi abbiamo dei segreti. Infatti non ci facevi caso, devota com'eri alla tua famiglia, dove la noia ha lo stesso peso dell'olio messo in cima a una bottiglia. Tu, mamma, non avevi mai difetti, nemmeno un neo nell'anima riflessa in fondo agli occhi tuoi così presenti, dove eri sempre in pace con te stessa. Ma questa pace io non la conosco. E nonostante i vostri insegnamenti, senza volerlo muoio e non rinasco, in mezzo a rabbia, uomini e calmanti. Potessi aprire, nonna, quel cassetto ed indossare il tuo sogno più bello, avere un cielo, mamma, per soffitto e come sole un principe a cavallo, sentire il cuore battere più forte, le campane già suonare a festa, perché bisogna viverla, la morte, se per noi donne nascere non basta.
Brava Daniela! Brava Daniela! Daniela Barra, questi sono i versi di Donna, le nostre donne in gara, in questo caso scritte scritti da due uomini. Ma adesso, a proposito di uomini, viene a trovarci un amico di Evento Donna, per anni voce di Notturno Italiano, ma un artista tutto tondo perché è anche poeta, è anche scrittore e cantautore, Giuseppe Vota. Ciao Giuseppe, ben arrivato. Ciao, Giuseppe, grazie. Ben arrivato. È un piacere. Come per stai? Me. Come stai? Benissimo, in vostra compagnia. Bene, benissimo. Bene. Allora, ascoltiamo i tuoi versi. Guardati senza specchio. Che eleganza la carezza del vento sul grano. Un soffio che trasforma in caldo pane la bellezza in nutrimento. Ma io sono da sola. Spegni le lacrime e guardati senza specchio, così smetterai di fissare le stelle del soffitto, confine breve dei tuoi panorami rovesciati. Sentiti, amica mia timorosa del timo rosa. Esplorati e dirai basta all'abisso del contatto epidermico col vuoto. I tuoi cinque sensi finalmente raccolti ti indicheranno chi aspettavi da sempre. È forse lì la perla? Ci sarà un tempo tutto tuo per provare che anche il cielo naufraga nel mare del tuo «Eccomi!» E sarà soltanto il primo esempio, la prima goccia d'acqua che t'assomiglia. Poi ti troverai a precedere i pensieri abbracciata al bisbiglio della vita, perché è in te, è lì la carezza che t'aspetti, che t'aspetta. Sei tu l'occhio, è tuo lo sguardo che risveglia in paradiso. Sì, però lui dov'è? Chi è? Se ti trovi, ti trova. Se ti guardi, ti vede. Se t'ami, t'ama. Ora lui c'è, conchiglia che combacia, ma sei tu la perla che cercavi. Che ne sai di me? Tu sei maschio? Anche io ho vissuto la carezza del vento, fidati. Un'altalena, senza la prima spinta, si crede sedia. Giuseppe Vota! Bravo. Giuseppe, bravo, complimenti. Tra l'altro noi siamo amici di radio. Quanta radio, quanta spinta c'è da parte di questo mezzo nella tua creatività, nella tua inventiva, nelle poesie? Beh, diciamo che io ero molto legato a mia mamma e siccome il primo respiro che ho sentito è stato quello di mia madre, ho sempre pensato che la mamma fosse la radio e la televisione il papà. Mi manca anche il papà e quindi sono qua con voi. Esattamente, ma la mamma è sempre la mamma. Grazie Giuseppe Vota, grazie in bocca al lupo. Grazie. Ovviamente siamo alla sezione cantautoriale adesso. Abbiamo in concorso una canzone del cantautore siciliano Sebi Mangiameli, Senza paura, e vediamo.